Buongiorno e benvenuti a tutti. Da tempo immemorabile varie creature non hanno smesso di alimentare le storie al punto di diventarne leggende. Dagli animali favolosi ai mostri spaventosi come i serpenti marini, alcune creature presunte leggendarie sono spesso risultate vere, ma non nel modo in cui lo immagini. Ecco 10 creature leggendarie che esistono davvero. Quando il primo esemplare di ornitorinco è stato mandato in Inghilterra nel 1799, gli scienziati hanno creduto a uno scherzo. Erano convinti che un imbalsamatore geniale cinese avesse attaccato un becco d'anatra al corpo di un castoro e hanno trascorso molto tempo a cercare i punti di sutura. Possiamo difficilmente biasimarli, chi avrebbe potuto credere che un mammifero con la testa da castoro e il becco d'anatra che depone uova esistesse davvero? Ebbene sì, l'ornitorinco è una delle 5 specie dell'ordine dei monotremi, unico ordine di mammiferi che depone uova invece di dare la luce a cuccioli completamente formati. Le altre 4 specie sono del genere Echidna. Tutti i monotremi provengono dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e dalla Tasmania. L'ornitorinco maschio ha un pungiglione sulle zampe posteriori che può sprigionare veleno in grado di paralizzare una gamba umana o persino uccidere un cane. Queste creature hanno anche un pelo denso e morbido e sono gli unici mammiferi ad avere una ricezione elettrica. Vale a dire che cacciano individuando i campi elettrici provocati dalle contrazioni muscolari delle loro prede. È una buona cosa perché la loro vista è molto debole e l'acqua è torbida. L'ornitorinco è abbastanza piccolo in realtà, di una lunghezza di soli 50 cm all'incirca, ma ultimamente dei paleontologi hanno scoperto un esemplare vecchio di 5 milioni di anni e misurava più di 90 cm di lunghezza. Non è proprio un gigante, ma in confronto ai suoi discendenti moderni è un ragazzo grande. L'ornitorinco precedente doveva essere un predatore per le rane, a differenza del tipo moderno che mangia prevalentemente dei vermi e altri invertebrati. Questo animale è stato cacciato per il suo pelo e ormai viene considerato come una specie minacciata. La buona notizia è quella che lo zoo Taronga, in Australia, è riuscito ad allevarli in cattività. La sirena è l'ultimo esempio a dimostrazione del fatto che l'immaginazione può creare una leggenda così popolare. È iniziata nell'antichità, quando i marinai tornavano dal mare aperto con delle storie folli di creature metà pesci, metà donne che vedevano nel mare. Tutti garantivano che erano reali quanto il serpente marino e anche Cristoforo Colombo ha creduto a questi racconti. Purtroppo le sirene non somigliano a ciò che i marinai descrivevano. Al giorno d'oggi gli esperti pensano che il mito della sirena sia fondato sull'osservazione del lamantino o del suo cugino specifico, il dugongo. I lamantini hanno l'abilità di rimanere in piedi con una parte del corpo fuori dall'acqua. Possono usare le loro pinne praticamente come mani, riescono a tenere degli oggetti e persino ad usarli per mangiare, senza dimenticare il fatto che possono girare la testa su per giù come un essere umano. Tutte le sue caratteristiche potevano soltanto indurre tutti in errore. Cristoforo Colombo ha scritto che le sirene che ha visto non erano belle quanto avrebbero dovuto esserlo, perché i loro visi avevano tratti maschili. E qui forse ti chiedi come qualcosa come il lamantino, che porta anche il nome molto poco sexy di mucca di mare, possa essere scambiato con una bella donna. Ricorda semplicemente che i marinai erano in mare per lunghi periodi e bevevano spesso grandissime quantità di alcol. Questo spiega un po' tutto, no? Nel corso del tempo i mostri marini sono sempre stati descritti in modo spaventoso, ma nessuno ha mai pareggiato il Kraken, in grado di far ribaltare navi intere con i suoi tentacoli lunghi e di mangiare tutti i passeggeri di una nave, creare dei vortici, delle nuvole, delle bolle, delle correnti oceaniche veloci. Il Kraken era un vero terrore degli abissi. Ufficiali di marina e scienziati hanno scritto molto riguardo questa bestia. Ciò è iniziato nel 1180 con i re norvegesi che dichiaravano che molte di queste creature sorvegliavano la loro costa. Ovviamente era proprio comodo che il tuo nemico pensasse che la tua costa fosse protetta da una bestia selvaggia. Ciò ne dissuadeva molti. Le leggende riguardo il Kraken sono fondate sulle osservazioni del calamaro gigante e per anni i marinai hanno condiviso dei racconti riguardo questi mostri. Gli scandinavi, i quali erano già risultati maestri dell'esagerazione con i loro affari di vendita di corni navali, hanno creato il Kraken a partire da queste storie. Ciò unito ad eventi sismici naturali
culturali intorno all'Islanda e la leggenda è nata, solo che il mostro stesso rimane inafferrabile. In ogni caso, fino al 1851, anno in cui la nave francese Electon ha imbarcato una parte del calamaro gigante, il che ha consentito in quel modo di dimostrare l'esistenza di questa creatura agli occhi degli scienziati. Dal 1870 al 1880, dei calamari giganti morti sono stati ritrovati sulla riva delle spiagge di Terre-Neuve e altri nella pancia di capodogli di cui la pelle portava spesso le cicatrici di ventose gigantesche. Tuttavia, tutti quei calamari morti erano in uno stato deplorevole e gli scienziati non riuscivano proprio a capire come queste creature si comportassero nella natura. Le prime fotografie di calamari giganti vivi sono state scattate nel 2002 sulla spiaggia di Goshiki, in Giappone, e il primo video è stato girato nel 2006 al largo delle coste della California. Ecco come è stata sfatata la leggenda riguardo il Kraken. So cosa pensi, ma il cavallo con un corno non è una cosa vera. Vai a dare un'occhiata a uno dei primi racconti dell'unicorno che viene dall'India, è scritto da Plinio il Vecchio nel primo secolo prima della nostra era. Ha una testa da cervo, il posteriore di un elefante e la coda di un cinghiale. Con l'aiuto del suo unico corno, che spunta fuori dal centro della sua fronte, produce un suono profondo e grave. Questa descrizione ti ricorda qualcosa? Ovviamente, visto che questo unicorno descritto in quel modo non è altro che un rinoceronte. Allora, come mai un romano ha potuto entrare in contatto con un rinoceronte d'India? Bene, l'India romana era un partner commerciale della Persia, che occupava le terre attualmente in possesso dall'Iran. Gli emissari romani e i commercianti indiani avrebbero potuto benissimo ritrovarsi alla corte reale di Persia, dove dei regali di corni di rinoceronte avrebbero portato a immagini confuse dell'animale originale. Tra gli indiani e i romani, non parlando la stessa lingua, la descrizione esatta del rinoceronte passava da un linguaggio dei segni ed è sicuramente ciò che ha portato a questa leggenda. I rinoceronti non erano le uniche creature potenziali ad essere all'origine dell'unicorno. Anche la sua esistenza è stata sostenuta dall'apparizione di difese di narvali in Europa. I narvali sono balene che vivono nell'Artico, intorno alla Groenlandia, in Canada e in Russia, e i loro corni sono dei denti allungati. Resta il fatto che questa pessima interpretazione è stata ampiamente usata dai rivenditori di corni come i vichinghi, commercianti perspicaci, oltre ad essere guerrieri potenti. I primi draghi ad essere stati descritti vengono dall'Asia, dove esistono delle creature simili a vermi senza ali che somigliano di più a serpenti giganti che a draghi che vediamo nell'arte medievale. Il drago europeo, per quanto li riguarda, è diventato un elemento imprescindibile della cultura popolare sotto forma di mostri viscidi, lucertole giganti che sputano fuoco tenendo prigioniere delle ragazze finché dei cavalieri in armatura splendente vanno ad abbatterli. Ma in realtà i draghi sono mai esistiti? Alcune persone pensano che le leggende riguardo i draghi siano state ispirate dai primi popoli che hanno scoperto dei fossili di dinosauri in tutto il mondo, e questa teoria è molto credibile. Ad esempio, le ossa di un pterodattilo sarebbero state facilmente scambiate con quelle di un drago. I fossili di animali grandi che si possono ritrovare al giorno d'oggi sono ancora sani e disponiamo di conoscenze scientifiche per aiutarci a spiegarli, solo che i nostri antenati avevano soltanto la fantasia e un cranio di tirannosauro rex è ampiamente sufficiente per lasciar libero sfogo. Un'altra fonte possibile della leggenda del drago potrebbe essere il drago di Komodo, che può raggiungere 3 metri di lunghezza e pesare fino a 70 kg. Queste lucertole spaventose si trovano in Indonesia e possono correre a velocità che va fino ai 12 km orari. Possono immergersi e nuotare, reggersi sulle loro zampe posteriori e persino salire sugli alberi quando sono giovani. La loro puntura è velenosa per via dei batteri presenti nella loro saliva, il che può facilmente giustificare le storie numerose riguardo i draghi tossici che esistono nella letteratura mondiale. I draghi di Komodo sono bellicosi, aggressivi e territoriali e hanno attaccato molte persone nel corso degli anni. È interessante osservare che quelli che vivono in cattività sono riconosciuti come piuttosto socievoli, nonostante possano avere degli attacchi imprevedibili di aggressività. Manifestano una preferenza per protettori umani particolari e hanno imparato a giocare ad accumulare dei giocattoli di plastica o altro. Il celacantiforme non è mai stato davvero una leggenda. Era una creatura preistorica nota soltanto a partire da archivi fossili. Gli scienziati pensavano che questo pesce fosse estinto dal Cretaceo circa 65 milioni di anni fa, ma era prima che un esemplare venisse catturato al largo delle coste sudafricane nel 1938. Al giorno d'oggi questo pesce antico è considerato come un mix tra pesci e tetrapodi vertebrati a 4 branchie, viventi sulla terraferma. Ne esistono 2 varietà e benché siano estremamente rare, non sono ancora estinte. Si possono
possono trovare al largo delle coste africane e nelle acque circondanti l'Indonesia. Possono raggiungere più di 1,82 m di lunghezza e pesare fino a 90 kg. Hanno la pelle molto spessa, 8 pinne lobate e una faccia che solo una madre può amare. Si pensa che la sua sopravvivenza dopo tutti quei milioni di anni sia dovuta all'assenza di predatori naturali. La maggior parte degli animali, compresi gli esseri umani, non mangiano celacantiforme perché la sua carne è piena di urea, di olio, di estere di cera e di altre cose sgradevoli che hanno un gusto disgustoso e possono farti ammalare. Finché gli esseri umani non vogliono mangiare il celacantiforme e non trovano nessun mezzo di guadagnare soldi grazie a lui, dovrebbe poter sopravvivere ancora per i 65 milioni di anni futuri. Allora, quale di queste creature ti affascina di più? Pensi che altre creature leggendarie esistano davvero? Dici tutto nei commenti qui sotto. A presto! Stay on.